Buongiorno a tutti e bentrovati. La lezione di oggi è dedicata a Giovanni Boccaccio ed in particolare alla sua opera più famosa, ossia il Decameron. Come premessa parliamo rapidamente di quella che è l'opera anche precedente a questo suo capolavoro, ossia le opere giovanili scritte nel periodo napoletano. Si tratta di opere sia in prosa che in versi che hanno, diciamo così, segnato l'inizio dell'uso della lingua volgare in Boccaccio. Egli, fra l'altro, nel periodo napoletano aveva anche pensato in un primo momento di dedicarsi prevalentemente alla poesia, anche se poi sarà soprattutto la prosa a renderlo immortale e a far sì che oggi venga collocato insieme a Petrarca e a Dante, proprio nelle vette della letteratura del Trecento. Ecco, fra le opere giovanili del periodo napoletano è sicuramente da ricordare il Filoccolo, che è un romanzo d'amore e di avventura, un romanzo in versi, poi il Ninfale Fiesolano e l'Elegia di Madonna Fiammetta, romanzo in prosa di argomento amoroso, il Filostrato, poema romanzesco, La caccia di Diana, che è un poemetto mitologico, e Teseida, poema epico. Ecco, si tratta appunto di opere giovanili che quindi portano il segno di uno scrittore ancora in via di formazione, ma certamente geniale. Avremo poi fra le opere invece tarde il Corbaccio del 1365, che è una prosa contro le donne, quindi un'opera apertamente misogina, anche perché diciamo Boccaccio ha una sorta di crisi morale e spirituale, per cui si dice insomma che abbia pensato addirittura di dare alle fiamme il Decameron e quindi abbia voluto prendere anche le distanze da quel pubblico giovanile a cui invece in gioventù aveva dedicato la letteratura di intrattenimento, quindi destinata certamente a un pubblico aristocratico, ma soprattutto alla parte femminile, e che rispecchiava certamente in parte anche le sue vicissitudini biografiche della gioventù, dove a Napoli aveva conosciuto la corte del re d'Angiò, e anche nell'esperienza pratica che lo aveva portato a seguire il padre nell'attività di mercante, anche divertimenti mondani e tutto un mondo vivace, stimolante e colorato, che però ad un certo punto della sua vita sembra quasi voler rinnegare. Da ricordare nella produzione di Boccaccio anche un trattatello in laude di Dante. Boccaccio era un grandissimo ammiratore di Dante, a differenza di Petrarca, che invece vedeva la presenza dantesca come un qualcosa di eccessivamente ingombrante, e questo è un dato che risulta anche dalla corrispondenza fra Petrarca e Boccaccio. Quindi Boccaccio era un grande amico di Petrarca ed era un grande estimatore di Dante. Petrarca, viceversa, appunto, ricambiava l'amicizia con Boccaccio, ma gli andava un po' stretto questo ruolo di Dante, che Dante già aveva all'epoca, quindi sicuramente anche oggi è considerato uno dei più grandi letterati di tutti i tempi, e la sua fama è partita già da subito. Ecco, completano la produzione di Boccaccio anche diversi testi in latino che sono per lo più di carattere erudito o religioso. Si distacca invece da questa caratteristica il Decameron. Questo titolo scelto da Boccaccio è di sapore grecizzante, quindi Decameron nell'intenzione dell'autore significa 10 giornate, e si rifà all'Exameron di Sant'Ambrogio, che parlava invece in questo testo di carattere religioso dei 6 giorni della creazione. Ecco, nel caso di Boccaccio il testo non è religioso, ma è decisamente laico, e quindi significa 10 giornate. Vediamo queste giornate come si traducono. Si tratta di una raccolta di 100 novelle, sono novelle di varia lunghezza e diversi argomenti. Fra l'altro, il genere letterario della novella non è stato inventato da Boccaccio, esisteva già prima, c'era già una tradizione. Quindi si rifà ad un genere che era già diffuso nel Medioevo. C'erano ad esempio i fabliaux, che erano brevi racconti in volgare francese, gli exempla, che erano dei raccontini in prosa che venivano scritti con lo scopo di edificazione morale, ma anche il novellino del 1280, oppure le mille e una notte per quanto riguarda la tradizione orientale.
Quindi di per sé l'opera di Boccaccio non è tanto una novità nel genere letterario, ma sicuramente è un'opera di grande genio. Queste novelle sono di varia lunghezza e trattano diversi argomenti. La lingua è sempre il volgare fiorentino e vengono scritte tra il 1348 e il 1351. Queste novelle sono collocate all'interno di una cornice narrativa, ossia di una storia più ampia, nella quale, esse sono incastonate, quindi raggruppandole anche per tema. Sostanzialmente Boccaccio immagina che a Firenze, durante la peste del 1348, quindi parte da un dato storico che lui anche in prima persona aveva vissuto, insomma, quindi immagina che durante questa grande epidemia, si incontrino nella chiesa di Santa Maria Novella sette ragazze e tre ragazzi e che essi decidano per sfuggire al contagio di rifugiarsi in una villa di campagna. In questo luogo, lontano dalla città, i ragazzi trascorrono 2 settimane e per passare il tempo in allegria e in spensieratezza decidono di raccontare a turno delle novelle, una al giorno, quindi ciascuno di loro ogni giorno della settimana racconta una novella. Sono previsti anche dei giorni in cui le novelle non si raccontano, dei giorni di riposo, il venerdì che è dedicato alla preghiera e il sabato che è dedicato alla pulizia personale, al digiuno e al riposo. Quindi c'è una regola, una struttura molto chiara. Questo fa di Boccaccio appieno un uomo del suo tempo. Abbiamo già visto a proposito della Divina Commedia dantesca questo amore per la costruzione dell'opera e per la struttura, ed è anche una struttura che rispecchia il senso della vita. Nel caso di Dante, con un richiamo palese, direi, alla dimensione trascendente, quindi al rapporto tra l'uomo e il divino, e invece, per quanto riguarda Boccaccio, con un occhio di più sicuramente alla vita pratica, quindi non disgiunta dalla considerazione di una dimensione religiosa, quindi non bisogna fare l'errore di come dire, considerare Boccaccio ateo. Boccaccio è laico, però non ragiona al di fuori di una considerazione dell'aspetto religioso, semplicemente lo svincola da quello che poteva essere magari una visione più tradizionale. Ecco, tornando alla struttura dell'opera, ma anche ai contenuti, quindi questi ragazzi raccontano a turno una novella al giorno, nei giorni consentiti, quindi 5 nella prima settimana, 5 nella seconda, sono i famosi 10 giorni, appunto, e qua ci riagganciamo al titolo dell'opera, moltiplicato per 10 ragazzi, dà luogo a 100 novelle. Per ogni giornata viene letto un re o una regina che sceglie il tema a cui bisogna attenersi, quindi possono essere ad esempio avventura lieto fine, amori tristi o felici, arguzie, moti di spirito e così via. La prima e la nona giornata, così come l'ultima novella di ogni giornata, sono però a tema libero, quindi viene lasciato uno spazio anche alla libertà, alla fantasia, se vogliamo. I personaggi del Decameron sono molto realistici, quindi sono personaggi molto credibili, in alcuni giorni addirittura personaggi storici, quindi persone realmente esistite, come ad esempio Corrado Gianfigliazzi nella novella Chichi Biola Gru. Appartengono ad ogni classe sociale, quindi possiamo dire proprio che quest'opera è uno spaccato della società dell'epoca. Ci sono ricchi e poveri, nobili, borghesi. La città è sicuramente fra gli scenari preferiti da Boccaccio nella narrazione delle sue novelle, proprio perché è un luogo ricco di stimoli, di novità, di persone variegate, interessanti, di tipi umani. L'epoca è quella prevalentemente quella contemporanea all'autore e quindi questo fattore aumenta chiaramente la verosimiglianza dell'opera, il senso di concretezza. Ecco, dicevamo prima, le tematiche sono molto varie, quindi sicuramente fra i temi di questa che può essere definita proprio commedia umana, quindi in questo contrapposto alla commedia divina di Dante, in questa commedia umana ricorrono alcune tematiche, alcuni aspetti. Allora, sicuramente l'intelligenza e l'arguzia nell'usare le parole per trarsi d'impaccio o per ingannare gli ingenui, o ancora il gusto della beffa, quindi la beffa perpetrata ai danni di qualche sempliciotto, di mari che possono essere mariti sprovveduti, o il popolino credulone, quindi la ridicolizzazione degli sciocchi.
L'amore, il grande tema di tutte le epoche, è rappresentato in Boccaccio spesso anche proprio come concreta passione fisica, quindi lontanissimo da quello che era il tema della donna angelicata, e le vicende amorose possono avere un fine lieto o anche tragico. Poi un altro elemento divertente e brioso è quello delle disavventure finite bene, quindi di personaggi che sanno trarsi d'impaccio a volte anche nelle maniere più insperate, spesso grazie all'intervento della fortuna o avventura o caso. Quindi la fortuna interviene in maniera imprevedibile nelle vicende umane, ma spesso ha un ruolo fondamentale e sta all'uomo avveduto ed accorto saperne approfittare. Questo è un tema molto moderno che vedremo tornare anche in Machiavelli. Quindi nel Principe, che è l'opera di Machiavelli più famosa, abbiamo proprio un ampio spazio dedicato al rapporto fra la virtù e la fortuna nelle vicissitudini umane. E poi, non da ultimo, anche le azioni nobili e generose sono ancora fra i temi del Decameron. Quindi è vero che è un'opera moderna, ma c'è ancora un gusto per certi valori umani tradizionali, per degli ideali cavallereschi che non sono tramontati del tutto. Quindi la cortesia, la generosità che sono proprie di un medioevo che da un certo punto di vista è ormai al tramonto, vengono però ancora apprezzati. Pensiamo ad esempio alla novella Federigo degli Alberighi. Quindi abbiamo sia l'ascesa di ideali borghesi e cittadini della nuova classe mercantile di cui Boccaccio era proprio il frutto e che conosceva tanto bene, quindi sicuramente l'intraprendenza, l'abilità negli affari, l'intelligenza pratica, senza però manifestare disprezzo per quello che la tradizione di prezioso, di importante e di nobile poteva tramandare. Quindi sicuramente anche in questo è la grandezza dell'opera di Boccaccio, nella capacità proprio di creare un compendio delle cose migliori di ogni epoca e di avere uno sguardo proprio a 360 gradi, uno sguardo ampio su tutti i tipi umani e sugli insegnamenti morali che si possono trarre, insomma, da varie situazioni. Ecco, ne consegue che il linguaggio usato da Boccaccio non possa che essere molto vario, quindi è un linguaggio a volte spregiudicato e diretto, altre volte invece alto, colto, a seconda ovviamente di quelli che sono i temi trattati. Quindi abbiamo un'ampia gamma di vocaboli, proprio vocaboli di ogni tipo, da quelli più solenni a quelli più modesti e quotidiani, che testimoniano appunto questa straordinaria libertà creativa dell'autore. In questo vicino a Dante, ecco, di Dante si sottolineava proprio a proposito della Divina Commedia, questa grande libertà, anche audacia in qualche caso, nell'utilizzo di termini sia elevati sia bassi, talvolta anche triviali per descrivere determinati aspetti. E nel caso di Dante abbiamo anche l'utilizzo di la creazione proprio di tanti neologismi. Ecco, possiamo dire, concludendo insomma questa breve presentazione del Decameron, ovviamente tantissime sarebbero le informazioni che si possono dare in merito, possiamo dire proprio che è il primo importante testo narrativo in volgare. E questo fa sì che divenga poi a lungo un modello per le opere in prosa, quindi soprattutto nel 400 avremo proprio una grande fioritura di novellistica ispirata al Decameron di Boccaccio, analogamente a quanto nella poesia avviene per Petrarca, quindi così come abbiamo l'insorgere del petrarchismo per chi si dedica alla poesia, allo stesso modo chi da Boccaccio in poi voglia scrivere delle novelle non può non tenere conto di questo grandissimo modello. Bene, con questa lezione abbiamo terminato, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi invito a continuare a seguire il canale per non perdere gli aggiornamenti. Arrivederci e alla prossima! Thank you.